La domanda è: noi cittadini siamo disposti a continuare a subire decisioni che vengono prese senza coinvolgerci, a vivere in un progressivo isolamento all'interno di comunità divise e sempre più arroccate, a sopportare l'assenza di una progettualità diffusa, a rinunciare a costruire un futuro non solo ambientalmente ma anche socialmente sostenibile per noi e per i nostri figli? Forse no, ma non sappiamo cosa fare. Ecco perché ho scritto questo libro, per dire che esistono dei modi e degli strumenti per opporsi alla dinamica discendente e per risalire insieme la china. La partecipazione alle scelte pubbliche non è animazione, non è intrattenimento, non è una consultazione delle preferenze, ma un modo per migliorare complessivamente la struttura della nostra democrazia, vivendola attivamente e promuovendo con i cittadini il cambiamento sociale. Richiede la capacità di costruire un processo vivo in cui tutti abbiano spazio e voce, adattandosi al contesto e ai continui cambiamenti. Credo che sia il modo più autentico di fare politica. Si tratta solo di capire se la volontà di cambiare lo stato delle cose è superiore alla frustrazione che nasce dal non risolvere nulla. Un esempio di partecipazione attiva dei lavoratori al miglioramento della sicurezza è il progetto La sicurezza ti premia, realizzato nel cantiere di Porta Nuova Garibaldi a Milano tra il 2010 e il 2011. Esso nasce su iniziativa di Giuseppe Amaro, un ingegnere illuminato, coordinatore della sicurezza, stufo di veder crescere la mole di procedure, norme e relative sanzioni e intenzionato ad andare a fondo per capire perché il sistema di regole non funzioni e che cosa occorra per renderlo efficiente. Iniziamo con delle giornate di shadowing, una tecnica di osservazione partecipante che consiste nel seguire come un'ombra una persona per tutta la sua giornata. I nostri operatori di ascolto seguono le maestranze per vedere come si muovono nel cantiere, e questo per diversi giorni. A quel punto le cose prendono un'altra piega, la tensione si allenta, operai e osservatori costruiscono dei ponti e iniziano a comunicare sul serio. Quando abbiamo raccolto le idee, propongo di svolgere degli incontri di mediazione. Riuniamo intorno a un tavolo gli operai e gli esperti di sicurezza per discutere insieme le idee elaborate in cantiere. Lì, finalmente, le questioni calde vengono a galla e le idee degli operai vengono selezionate perché diventino piccoli manifesti della sicurezza partecipata. I lavoratori hanno messo a punto 34 proposte. Questo cantiere è ormai quasi alla fine. E nonostante un incidente fatale all'inizio del progetto, è considerato dagli organi di vigilanza uno dei più sicuri in Lombardia. Da allora il progetto di sicurezza partecipata si sta estendendo e le istituzioni che partecipano attivamente a un confronto continuo su come avvicinare le procedure alla realtà del cantiere aumentano, per far sì che tutti, anche gli operai, collaborino alla scrittura di nuove regole più facili da rispettare. Alla luce di queste considerazioni, ritengo utile avanzare qui una proposta che mette in evidenza i punti cardine di un modello di dialogo strutturato con gli attori locali per le grandi opere e per le politiche più controverse di interesse nazionale. Una legge sul confronto pubblico. Il confronto pubblico con gli attori locali sulle grandi opere o sulle politiche controverse deve essere reso obbligatorio per legge è realizzato per tutte le opere di interesse nazionale al di sopra di un certo valore. Obiettivi. L'oggetto del confronto deve riguardare tanto l'opportunità dell'opera o della decisione, quanto le sue caratteristiche. Esiti. Gli esiti del confronto pubblico dovrebbero avere valore consultivo per il decisore, a cui vengono consegnati al termine del processo. Tempi. Il confronto pubblico su un'opera si deve svolgere nella fase dello studio di fattibilità, ossia prima che sia stato definito il progetto preliminare. Analogamente, su una controversa politica nazionale, si deve avviare quando essa è nella fase di studio preliminare. Modalità di gestione. Il confronto pubblico deve essere gestito da figure con competenze specifiche di mediazione. Regia. La regia del confronto pubblico dovrebbe essere affidata a una commissione nazionale indipendente, composta fra gli altri da membri di comprovata esperienza nel campo della gestione dei conflitti. I costi.
quelli non direttamente collegati al funzionamento della Commissione, per esempio i costi di comunicazione, dovrebbero considerarsi parti dei costi di progettazione dell'opera, nella misura di una percentuale minima stabilita a priori.